questa sera presentate alla cittadinanza, a tutti quanti, un libro importante per Fano, un libro che parla di 150 anni di storia del carnevale. Sappiamo bene che la nostra manifestazione ha origini antichissime e proviene ovviamente dal basso medioevo, se vogliamo, e si è protratta nel tempo fino ad oggi. Quindi una manifestazione importantissima che i fanesi hanno proprio nel DNA e che noi abbiamo raccontato ovviamente all'interno di un libro che mancava per la nostra città. Questo libro così, diciamo, incentrato sulla manifestazione, dove si colloca? Guarda, pensavamo soprattutto che dovesse promuovere una delle manifestazioni, ripeto, più antiche della città di Fano. E il libro ricade all'interno della collana I Maestri del Carnevale, una collana che prevede anche dei numeri speciali, oltre a quelli che abbiamo già dedicato ai maestri carristi in passato. Ci sono foto, racconti, aneddoti, c'è qualche passaggio carino da raccontare? C'è di tutto all'interno e soprattutto abbiamo dato molto spazio alle fotografie che comunque riprendono, se vogliamo, degli spaccati dei carnevali degli ultimi anni, perché ci sembrava giusto dare voce forse alle ultime manifestazioni, però all'interno troverete sicuramente anche dei documenti antichi e foto che ripercorrono un po' la storia di tutta la manifestazione. Ecco, questo può essere un bello strumento anche per far conoscere a chi non è di Fano, chi vuole parlare del nostro carnevale, a chi non lo conosce. Sicuramente, è un libro che mancava e sicuramente l'ente carnevalesca lo utilizzerà per promuovere la manifestazione anche in tantissime altre occasioni, anche fuori ovviamente della nostra nazione. Mancava una storia sicuramente che andasse a ripercorrere tutto il percorso del carnevale di Fano. Insomma, può essere un bel omaggio, un bel regalo. Speriamo.